La terza, la quarta volta che è venuto a parlare qui da noi. Dal 2008 la quarta volta. È la quarta volta. L'importante è già, ci ha onorati della sua presenza e ci propone sempre degli argomenti molto molto interessanti. Oggi c'è un argomento che sfiora anche il diritto, vediamo se alla fine potrò fare alcune considerazioni in qualità di giurista. Ed è su follia e imputabilità. Ci dirà in che momento storico si colloca questo dibattito, in che regione europea e in modo tale che possiamo prenderne spunto per delle considerazioni anche molto attuali e molto interessanti. Grazie, dottoressa. Molte grazie all'avvocato Tamburrini, come al solito. Lo ringrazio per l'invito, ringrazio voi per essere venuti questa mattina, valore aggiunto in una mattinata di sole splendida che poteva indurre a fare ben altre attività. Allora, come di tradizione, io ormai le ultime sessioni in cui mi sono presentata vi ho sempre portato un libretto, come si usa dire, perché sono anche una traduttrice, per cui ne approfitto molte volte per mettere a disposizione delle fonti dal danese, che possono essere inedite e che però possono mettere a disposizione degli studiosi o dell'uditorio semplicemente interessato alcuni materiali che altrimenti non sarebbero accessibili. L'argomento di cui vi parlo oggi, come vi accennava l'avvocato Tamburrini, è rapporto tra malattia mentale e imputabilità. E l'occasione che mi spinge a parlare di questo tema è un testo del 1824 di un medico legale danese che si chiama Franz Gotthard Howitz, per lo più sconosciuto al di fuori dei confini della Danimarca, che scrisse un testo che aveva appunto come titolo su follia e imputabilità, un contributo alla psicologia e al diritto. L'occasione storica che ha dato luogo alla stesura di questo testo è stato un caso clinico nel 1822 in Danimarca di una paziente che aveva tentato un omicidio e era stato definito un dubbio caso di follia, per cui non si sapeva se punirla secondo la legge oppure semplicemente inviarla in un istituto psichiatrico. Howitz faceva parte del collegio di sanità, quindi la riunione, questo consesso di medici e giuristi che all'epoca dovevano valutare su questi casi dubbi, e si era ritrovato a dover dibattere con i giuristi dell'epoca che volevano condannare questa tra virgolette punto di domanda criminale, e lui si era appunto schierato contro la decisione di incriminarla perché non capace, come diremo in termini moderni, di intendere e di volere. E poi si tratta di definire da un punto di vista epistemologico che cosa significa non essere capaci di intendere di volere. Dico medico epistemologico perché qual è la ragione per cui una persona può essere detta non in grado di prendere una decisione razionale. Non è solo un dibattito di tipo quindi giurisprudenziale, non è solo un dibattito di tipo medico, ma nel caso di Howitz diventa un dibattito anche di tipo filosofico, ed è il motivo per cui io mi sono interessata a questo testo, nella misura in cui Howitz nel 1824 scrive questo pamphlet rivolto anche contro i giuristi dell'epoca in quanto accusati di essere ancora dei seguaci della morale kantiana, che stabiliva quindi l'autonomia appunto della morale dalla, dicendolo in termini molto semplici, dalla sensibilità. L'uomo per definizione è libero, non è soggetto all'influenza stretta delle sollecitazioni sensibili, perché in ultimissima analisi è in grado di poter
gestire anche ogni tipo di stimolo sensibile grazie alla sua volontà che è appunto libera, grazie alla ragione pratica. Ovitz dirà appunto che questo non è possibile perché ovviamente ci sono delle influenze di tipo organico, strettamente organico, che impediscono alla volontà di essere libera. Quindi si tratta di esaminare che cos'è questa libertà. Ovitz si lancia in un dibattito di tipo filosofico che poi darà luogo a quella che è la diatriba filosofica, forse l'unica nella storia danese più ampia, i cui echi poi si trascinano fino alla fine dell'Ottocento e arrivano addirittura, passando attraverso Kierkegaard, alla psichiatria fenomenologica. Non è un ambito che io sono andata ad esaminare nello specifico. L'occasione nella quale io mi sono imbattuta in questo testo è uno studio che ho fatto ormai più di 10 anni fa sulla ricezione kierkegaardiana della filosofia dell'ultimo Schelling, motivo per cui nel tentativo di capire perché, in che modo Kierkegaard aveva potuto accedere alla filosofia schellingiana, come, a quale Schelling lui aveva avuto accesso, quindi ero passata attraverso la mediazione culturale della lettura schellingiana della Danimarca dei primi dell'Ottocento e mi ero imbattuta anche in questo testo perché Ovitz parla anche della filosofia della natura di Schelling, pura e semplice occasione, motivo per cui essendomi imbattuta in questo testo poi ho deciso, visto che mi sembrava che avesse un interesse anche autonomo, indipendentemente dal legame con le critiche alla filosofia di Schelling, ho pensato di poterlo mettere a disposizione della lettura del pubblico e poi degli studiosi di diritto e di medicina, che probabilmente saranno in grado di interpretarlo meglio di me. Quello che a me interessa, questo è il testo, ma non per pubblicizzarlo, ma giusto per fare un attimo di mente locale, traduzione e introduzione, in cui cerco di collocare storicamente il dibattito strettamente filosofico e poi mostrare come alcuni echi possono essere penetrati nella filosofia successiva. Un'idea, il testo non è stato tradotto in altre lingue, però alcuni in generale o medici o filosofi danesi dell'epoca che hanno partecipato al dibattito hanno scritto diversi articoli o in riviste mediche o in bollettini filosofici eccetera, che hanno fatto sì che venisse menzionata questa polemica danese soprattutto in Germania e in Francia, motivo per cui mi si dà da pensare che ci possa essere stato anche un contatto diretto tra gli psichiatri fenomenologi come Jaspers, Binswanger eccetera alla lettura di questi non esattamente di questo testo, ma un avvicinamento appunto alle tematiche trattate dai filosofi danesi dell'epoca. Altro motivo, e poi passo al testo propriamente detto, altro motivo di interesse di questo testo del 1824, secondo me, può essere il fatto che preceda di alcuni anni alcuni pamphlet che vennero scritti sullo stesso tema negli anni successivi, soprattutto dagli alienisti francesi. Mi riferisco in particolare a Georget, che era un allievo di Esquirol. Se qualcuno di voi ha qualche dimestichezza con la storia della psichiatria, per capirsi, era tutta quella corrente che nasceva dagli studi di Pinel, del trattamento morale di Pinel, quindi un approccio diverso alla malattia mentale rispetto agli anni precedenti. Quindi Pinel, Esquirol, Georget nel 1826 scrisse questo testo su appunto la malattia mentale e l'imputabilità, da un punto di vista strettamente medico e giuridico, tenendosi ben lontano dalla metafisica, al contrario di quanto invece fece Ovitz.
Ovitz, appunto, questo testo diede vita, come vi accennavo, a questa grossa diatriba faide, come si dice in danese. Questa viene chiamata nella storia della filosofia danese la Hovitz faide, nasce appunto nel 1824, si protrae ben oltre la fine del secolo. E benché questa cosiddetta quindi Ovitz faide o disputa Ovitz sulla libertà del volere, che scoppiò in Danimarca nel 1824, rappresenti di fatto probabilmente l'unico esempio di dibattito filosofico genuinamente autoctono per il paese scandinavo, la diffusione al di fuori dei confini berborei fu di fatto impedita, appunto, come vi dicevo, dalla ristretta conoscenza della lingua in cui tale disputa si consumò. Tra chi ne fece menzione al di fuori della Danimarca c'è un frenologo dano-tedesco di nome Karl Otto, che ne aveva dato una breve notizia in lingua francese nel 1825, appunto, su un messaggero francese del nord. Era un bollettino culturale o filosofico in senso ampio che usciva nei paesi scandinavi all'epoca, e aveva intitolato questo articolo La disputa in Danimarca sulla libertà morale. L'articolo era anonimo, poi negli anni successivi si è venuti a sapere che era opera di questo allievo diretto di Gall, che era appunto Karl Otto. E ne scrisse un articolo anche in tedesco poi negli anni successivi. Quindi al di fuori dei confini della Danimarca c'è una conoscenza del dibattito non così approfondita. Nell'ambito più strettamente danese, il dibattito invece coinvolge l'intero Parnaso filosofico, teologico e scientifico dell'epoca. Per fare soltanto alcuni dei nomi di maggior rilievo, ricordo in particolare il giurista, quello che viene definito un po' il padre della giurisprudenza danese, che è Anders Sandor Ørsted, che divenne anche poi primo ministro di Danimarca nella seconda metà dell'Ottocento, il fratello del celebre fisico Hans Christian Ørsted, che fu tra coloro che descrissero e, tra virgolette, scoprirono appunto l'elettromagnetismo. Anche Ørsted, fisico, interviene in questo dibattito e peraltro era anche membro del Collegio di Sanità nella Danimarca dell'epoca. Interviene anche il teologo e futuro vescovo di Danimarca, Jens Peder Münster, che sarà peraltro uno degli obiettivi polemici della lotta contro la Chiesa di Stato da parte di Kierkegaard all'inizio della seconda metà dell'Ottocento. Interviene poi anche il professore di filosofia dell'Università di Copenaghen di Kierkegaard stesso, che è Frederick Christian Siebern. Siebern era un filosofo morale, di fatto. Noi non lo conosciamo in Italia, ma è tra le fonti di maggior rilievo per il pensiero kierkegaardiano. Intervengono poi anche dei letterati come Peder Hjort. A noi questo è un nome che non dice assolutamente nulla, ma in Danimarca ha un certo peso, e soprattutto altro letterato, Johan Ludvig Heiberg. Questo è un nome che forse chi si è occupato di Kierkegaard può aver sentito. Heiberg era un po', diciamo, l'arbitro dell'estetica danese, critico letterario, animatore dei salotti dell'epoca, e da è noto soprattutto perché fu colui che portò la filosofia hegeliana in Danimarca. Era un seguace di Hegel, un suo allievo, aveva seguito le sue lezioni, e l'hegelismo danese, la filosofia danese nell'Ottocento, è una filosofia di marca prettamente hegeliana. Abbondano gli epigoni di Hegel, ecco il canale attraverso cui la filosofia hegeliana è penetrata in Danimarca, è questo Johan Ludvig Heiberg. Tutti questi nomi fondamentali per la cultura danese dell'epoca sono intervenuti appunto in questo dibattito. E come scriverà lo storico danese della filosofia Harald Hofding, che noi conosciamo perché divenne socio straniero dell'Accademia dei Lincei, quindi la sua storia della filosofia
Moderna è stata tradotta anche in italiano, ha avuto diverse edizioni, è stato utilizzato come manuale di filosofia per molti anni. Harald Hofding quindi descrive questa Ovitz-Faide come una ventata di aria fresca in un ambiente filosofico, quello danese, che era decisamente saturo del romanticismo tedesco. La Danimarca non ha mai conosciuto, ecco, delle vette culturali tali in cui l'aria che si respiri sia genuina, nel senso che la cultura danese è sempre stata infarcita di, prima negli anni, alla fine degli anni del Settecento, di cultura della filosofia kantiana, poi del romanticismo, poi dell'hegelismo. Questo dibattito sembra invece essere, come dice Hofding, una ventata d'aria fresca, proprio perché porta qualcosa di nuovo in un ambiente che di fatto vive all'ombra della cultura di un altro paese. Giusto en passant, vale la pena notare che nel 1866, quindi siamo a molti anni di distanza dal 1824, uno dei titoli che venivano dati nei concorsi filosofici indetti dalle università per premi alla stesura di testi, questo il titolo di questo concorso indetto dalla facoltà di filosofia suonava con il titolo "Se si può dire che nella disputa sulla realtà della libertà umana del volere, occorsa a suo tempo nella nostra letteratura, si sia giunti a un risultato scientifico duraturo ed esauriente". Quindi vediamo che ancora nel 1866 il dibattito era molto vivo. Tra parentesi, vinse il concorso proprio Hofding, per cui questo forse può essere un dato interessante. Quindi che cosa dicevamo? Che cosa ha acceso la miccia di questa diatriba, di questa Ovitz-Faide? Appunto la pubblicazione di questo testo, vi dicevo, nel 1824, da parte di, all'epoca, un giovanissimo medico legale, questo Franz Gotthard Ovitz, nel 1824 aveva appena 35 anni. E dal 1819 era un professore di farmacologia e medicina legale all'Università di Copenaghen. E in questo testo il medico metteva in evidenza come a fondamento, questo era il suo referente polemico, come a fondamento del ragionamento giurisprudenziale danese dell'epoca, che presupponeva una distinzione netta tra follia e normale raziocinio umano, cioè non riconosceva dei gradi intermedi, perché questo poi è il punto fondamentale su cui anche l'epistemologia, successivamente la storia della medicina, della psichiatria si soffermerà, cioè i gradi intermedi della, tra virgolette, follia, utilizziamo questo termine generico per ora, e normale raziocinio umano, esistessero appunto dei gradi intermedi. Quindi si accaniva contro nel mostrare come a fondamento di questo ragionamento giurisprudenziale ci fosse innanzitutto un non riconoscimento di questi gradi intermedi tra follia normale e raziocinio, e poi soprattutto il costrutto della teoria kantiana della libertà, come era espressa rigorosamente nei fondamenti metafisici della dottrina del diritto, quindi la prima parte della metafisica dei costumi. Questo da un punto di vista di storia della filosofia, un punto di vista storiografico, storia delle fonti, è necessario metterlo in evidenza. Ciò su cui Ovitz diciamo si accanisce, l'oggetto, il referente critico della sua trattazione della filosofia kantiana, è la metafisica dei costumi, punto. Ovitz non è un filosofo, non va ad approfondire altri testi di Kant, si sofferma soprattutto sulla metafisica dei costumi. Questa è su questo aspetto, peraltro, si focalizzeranno le critiche successive che i filosofi e gli intellettuali dell'epoca gli muoveranno. Lui dirà, ma è la metafisica dei costumi del 1797, è l'opera in cui Kant è arrivato a una definizione, diciamo, definitiva di quella che è la sua dottrina morale, per cui non è necessario tornare a quanto veniva detto in precedenza. Quindi questo è uno dei punti su cui verranno mosse delle critiche al medico, oltre al fatto che per studiare la filosofia di Kant molte volte utilizzava non le fonti dirette, ma alcuni trattati
di studiosi di Kant piuttosto che di Kant, come Kiesewetter, per chi abbiano qualche dimestichezza con lo studio di Kant, forse questo nome potrà suonare interessante. Quindi la reale origine del dibattito era tuttavia comunque una questione di natura pragmatica, perché mai un medico legale può venire in mente dalla mattina alla sera di dedicare il suo tempo, che pur ne aveva poco, a scrivere un trattato scientifico sulla malattia mentale da un punto di vista metafisico. C'era una questione di natura pragmatica ed era di fatto un problema a cui l'intera società civile dell'Europa post-rivoluzionaria stava cercando una congrua soluzione, ovvero l'imputabilità dei criminali folli. Lui era stato interpellato appunto l'imputabilità di alcuni pazienti e deve andare per forza di cose alla ricerca di, chiamiamoli così, dei ganci epistemologici che gli permettano di poter dire se una persona è in grado di intendere o di volere oppure no. Motivo per cui prima domanda è anziché chiedersi chi non è in grado di intendere e volere, ma cosa intendiamo per soggetto umano, tra virgolette, normale, in grado di intendere e volere? Chi è in grado di intendere e volere? E questo è un dibattito che è di natura strettamente filosofica, non per forza di cose medica. Quindi i termini dell'elaborazione di una risposta alla domanda circa l'imputabilità, che comunque all'epoca, negli anni 20 dell'Ottocento, sul versante sia giudiziario che medico, in linea generale, teorica, aveva già una risposta pressoché unanime in quasi tutto il continente. Perché quanto al tema dell'imputabilità dei criminali folli, faceva scuola il Code Penale Napoleonico del 1810. C'era questo articolo 64 del Code Penale Napoleonico che recitava: non v'è crimine, questo è traduzione italiana, non v'è crimine né delitto quando l'imputato era in stato di demenza al tempo dell'azione o quando vi è stato costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere. Questo era un po' il punto di riferimento di tutta la giurisprudenza dell'epoca. Detto ciò, bisognava però necessariamente delineare una demarcazione appunto epistemologica del campo di indagine e di applicazione, ovvero, come anticipavamo, come qualificare la follia. Questo era uno dei problemi della nascente psichiatria dell'epoca. Ed è anche a questo che il 35 anni Ovitz dedica appunto il suo trattato. Il suo trattato esce per la prima volta non come volume autonomo, peraltro, ma all'interno di questa Juridisk Tidskrift, che è una rivista danese, una rivista giuridica danese, il cui direttore era appunto Anders Sander Ørsted, futuro primo ministro. Quindi da notare anche questa, chiamiamola, apertura mentale del giurista Ørsted, che decide di ospitare nella sua rivista un testo che sa palesemente lo criticherà. Infatti poi il dibattito continuerà sempre nell'ambito di questa rivista, con articoli successivi da parte di Ørsted stesso e da parte di altri intellettuali. Quindi si diceva, sussisteva accordo quanto al fatto che il folle, ripeto, scusate questa, passatemi questo termine, all'epoca c'è ancora un grande dibattito sulle definizioni stesse della malattia mentale. Parlo di folle perché il testo di Ovitz parla per lo più di assindi, che in danese appunto significa folle. Quindi dicevo, si sussisteva accordo quanto al fatto che il folle non potesse essere oggetto a imputazione. E noi abbiamo fatto riferimento al codice penale napoleonico, però già in Danimarca, e notiamo come siamo avanti in Danimarca, la Danske Lov, che è appunto la legge danese emanata da Re Cristiano V nel 1683, questo codice legge danese del 1683 era il primo codice unitario del regno, che sostituiva i codici regionali. Codici regionali, intendo 1683, per regno non si intende solo Danimarca stretta, ma anche la Norvegia, perché la Norvegia era sotto il regno di Danimarca. Quindi questa Danske Lov era il primo codice unitario che sostituiva i codici regionali
e che rimane un punto di riferimento fino alla riforma del codice penale danese del 1866, a cui prende parte anche appunto Oersted con i suoi scritti che precedono. Oersted muore prima, però è un punto di riferimento per questa stesura. E in base all'articolo 6.6.17 di questo codice si dichiarava non punibile l'omicidio compiuto in stato di delirio o furore. Cito, non è punibile un reato compiuto in stato di delirio o furore. E i giuristi della fine del XVIII secolo affermavano che, cito, nessuno può o deve essere punito per un crimine a meno che al momento dell'atto non sia stato moralmente libero. Vedete che il tema della libertà torna in tutta la sua prepotenza. E nessuno le cui azioni non siano libere può essere punito. Perciò si capisce facilmente il motivo per cui i folli e i bambini non vanno puniti per i misfatti compiuti. Quindi nemmeno produrre in secondo luogo una definizione medico-scientifica della patologia da un punto di vista esclusivamente materiale, così come era la tendenza ormai del XIX secolo, appariva così problematico. Più o meno tutti all'inizio del XIX secolo riconoscevano la malattia mentale, questa era la tendenza che andava per la maggiore, come un problema organico. Non si parla di corruzione della volontà, si parla propriamente di un problema organico. Tuttavia, detto ciò, abbiamo più o meno un accordo generale su, da un punto di vista di legge sul trattamento dei malati di mente. Abbiamo più o meno un accordo da un punto di vista medico su che cosa sia la malattia mentale, più o meno, dico in linea generale, non è così preciso. Qual è quindi il punto veramente complesso? Che cosa noi dobbiamo definire a questo punto? Ancor più che la descrizione la definizione della follia, è appunto il problema del riconoscimento del soggetto folle come non responsabile delle proprie azioni. Perché non libero? Abbiamo definito una cosa, abbiamo definita l'altra. Dobbiamo definire qual è, diciamo, l'ultimo tassello della definizione, ovvero non è imputabile chi non è libero di compiere l'azione. Beh, ma chi non è libero? Il folle. Chi è il folle? Chi non è libero? Ma allora l'unica cosa da definire che resta è appunto la libertà. La libertà ovviamente sul campo, tra virgolette, quindi chi è il soggetto libero? Che cosa vuol dire essere liberi? Essere liberi, cioè liberi di agire in base a una volontà cosciente e obbediente a un criterio razionale e morale. E qui subentrava più propriamente una questione antropologica che esulava dal campo medico per rientrare in un ambito più strettamente filosofico. Ed è appunto su questo terreno filosofico, è questo terreno filosofico il vero e proprio campo di battaglia sul quale si disputerà la Hovitzfeide. Ed è appunto questa sua chiave in ultima istanza filosofica quello che determina di fatto la vera originalità di una trattazione che altrimenti non farebbe che inserirsi tra i diversi interventi sul tema come un singolare caso nazionale, all'ombra di più celebri e storicamente pregnanti scritti che menzionavo prima, ad esempio degli alienisti francesi come Étienne Jean Georget, che sul problema medico-legale della follia pubblicherà ben tre scritti tra il 1825 e il 1826, quindi dopo Ovid, oppure dei tedeschi, io menziono qualche medico psichiatra tedesco dell'epoca che si è occupato del tema, come Johann Christian August Reinhold, oppure Adolf Henke, che aveva parlato aveva scritto appunto dei trattati di medicina giudiziaria e che Ovitz cita con perizia di dettagli. Uno dei meriti di questa opera di Ovitz è il fatto che l'autore conosce alla perfezione tutta la letteratura europea sul tema, per cui non scopre l'acqua calda, non dice cose che sono note in Europa ormai da anni e lui non fa altro che ripetere. Lui conosce, ha fatto dei grand tour che si faceva all'epoca, lui l'aveva fatto, era stato a sentire le lezioni dei filosofi in Germania,
era stato, aveva conosciuto gli ellenisti francesi, quindi lui aveva una conoscenza di letteratura primaria e secondaria veramente notevole, quindi non ci propina acqua calda in questo testo, ma ci presenta le sue opinioni e le argomenta a dovere. Quindi il trattato ha il merito di presentarsi come uno scritto originale, non solo perché cronologicamente precede alcuni dei più celebri scritti europei sul tema, e perché il suo autore, avendo ben presente appunto la letteratura internazionale, è in grado di tener conto del già detto, ma anche perché intende mettere in evidenza, e questa per noi filosofi è una cosa estremamente importante, come alla base di un certo tipo di ragionamento, sia clinico che giurisprudenziale, qual era quello danese di allora, ci fosse un costrutto a tutti gli effetti filosofico. Ovvero il sistema, come vi accennavo, della morale kantiana, come era esposto nella metafisica dei costumi, dove l'enunciazione dei concetti di volontà e arbitrio serviva all'esigenza di concepire i principi e i concetti fondamentali a priori della morale in concreto. Quindi, che cos'era quello kantiano? Il sistema kantiano è un sistema della morale che è basato su un'idea di volontà intesa, cito dalla metafisica dei costumi, come facoltà di desiderare il cui fondamento giace nella ragione. Questa è la definizione kantiana di volontà. La volontà è una facoltà di desiderare il cui fondamento giace nella ragione. Quindi la volontà viene spiegata come una facoltà di desiderare, sì, non tanto in rapporto all'azione come l'arbitrio, ma in rapporto al motivo determinante dell'arbitrio in vista dell'azione. Inoltre, essa non ha di per sé in verità alcun motivo determinante, ma può, in quanto può determinare l'arbitrio, la volontà è la ragione pratica stessa. L'arbitrio determinabile dalla ragione pura, concludeva Kant, si definisce libero, mentre quello che si lascia determinare soltanto dall'inclinazione, dallo stimulus sensibile, è l'arbitrio animale o arbitrium brutum, questa era la definizione che dava Kant. Quindi l'arbitrio umano è tale soltanto da venir sollecitato dall'impulso, ma non determinato. Non è quindi puro di per sé l'arbitrio, perché viene sollecitato appunto dalla sensibilità, prima di acquisire la prerogativa della ragione, ma può essere determinato ad agire dalla volontà pura. Determina l'azione dell'arbitrio la volontà che è pura. L'arbitrio è determinato, mentre la volontà è autonoma. Quindi Kant dice che la libertà dell'arbitrio è questa indipendenza della sua determinazione dagli impulsi sensibili. E questo è il suo concetto negativo. Il concetto positivo suona invece: la libertà è la facoltà della ragione pura di essere di per sé stessa pratica. Quindi la libertà dell'arbitrio però non sarebbe tuttavia, come la si intende volgarmente, la facoltà di scegliere tra l'agire pro o contro la legge, la cosiddetta libertas indifferentiae, sostiene Kant, anche se l'arbitrio, inteso come fenomeno, può fornire nell'esperienza numerosi esempi in questo senso. La libertà, dice Kant, non può mai e poi mai consistere nel fatto che il soggetto razionale possa effettuare una scelta contrastante con la sua ragione. Quindi era proprio a partire da una tale idea di autonomia, cioè il darsi della legge da sé, della morale, dalla considerazione della libertà intesa come facoltà della ragione pura di essere di per sé stessa pratica, che la giurisprudenza danese dell'epoca giudicava il folle come non libero. Cioè non libero in quanto appunto incapace di potersi determinare secondo un fondamento razionale. Questa era la definizione del folle secondo il medico tedesco Adolf Henke, che Ovitz considera paradigmatica nel sesto paragrafo della sua trattazione, essendo la sua capacità di ragione turbata. Quindi si dice: il folle, il malato di mente, non è libero, non è imputabile perché non è libero. Che cosa vuol dire che non è libero? Che non è libero significa che non è incapace di potersi determinare secondo un fondamento razionale. Perché?
perché la sua capacità di ragione è turbata. E fin qui sembra che i conti tornano. Eppure, e questo forse è il nodo centrale della discussione di Ovid, anche sulla scorta degli studi degli ellenisti francesi, è ormai riconosciuto che, qui cito Ovid, esiste un tipo di follia che non ha il suo fondamento nel turbamento dell'intelletto. I malati di mente molte volte ragionano alla perfezione. La ragione dei malati di mente non sembra affatto turbata. Lui dice, e qui lui fa riferimento alla cosiddetta folie raisonnante di cui parlava Pinel, per cui ci sarebbero dei malati perfettamente in grado al bisogno di dissimulare la loro condizione. Inoltre, in base a questa definizione, bisognerebbe definire, lui dice, folli anche i bambini, anche gli ubriachi e anche i sonnambuli, perché il loro uso della ragione sembra turbato, la loro ragione sembra turbata. E infine, questione di non poca importanza, se mancare di libertà significa in ultima analisi non potersi determinare secondo un fondamento razionale, e si badi che questa espressione nel sistema kantiano non è riferita alle conclusioni della ragione in generale, ma alla cosiddetta ragione pratica o alla legge morale, allora la caratteristica della follia sarà la mancanza di moralità. Razionalità, moralità, allora il folle manca di moralità, lo definiamo immorale. Altra cosa che viene negata dall'esperienza, perché lui dice si danno frequentemente, per esempio, caso di melanconici afflitti da scrupoli morali paralizzanti. In qualche modo in questo sistema i conti quindi non tornano. E facciamo un passo indietro al punto di partenza. Chi sono quindi i folli? E i folli sono liberi? E soprattutto, che cos'è questa libertà? L'uomo cosiddetto sano, non folle, è libero? Per Ovid no. Se per libertà intendiamo indipendenza da un movente. Su questo punto Ovid è spinoziano. L'uomo non è libero se per libertà intendiamo indipendenza da un movente, perché ogni azione umana è necessariamente determinata da un movente che pesa più di un altro movente, e la cosiddetta razionalità da Ovid non è definita altro che come una capacitas motivorum. E tale dovrebbe essere la libertà giuridicamente intesa, vagliare tra il motivo che pesa di più, la quale non ha niente a che vedere con la moralità. Quindi, rifacendosi agli empiristi inglesi, Ovid parla di influenza necessaria di moventi, e lui dice: i moventi, cito, tanto quelli razionali di pubblica utilità quanto quelli nocivi e malvagi, da un lato sono prodotti necessari di un'organizzazione innata, dall'altro dipendono dal destino e dalle circostanze. Così che ogni scelta, senza eccezioni, presuppone un momento che pesi maggiormente su uno dei due piatti della bilancia, e ogni determinazione della volontà che sia indipendente da moventi sarebbe come un effetto privo di causa. Cioè, una volontà autonoma che possa decidere indipendentemente dai moventi, per lui dice, è un effetto privo di causa, tanto la si consideri nella natura morale quanto in quella fisica. Non è una cosa esistente, è lo stesso approccio al tema della libertà che aveva di fatto Spinoza. La libertà è illusione se noi la intendiamo come autonomia. Ci sono delle leggi che sono naturalmente necessarie, la nostra tra virgolette libertà consiste nel seguire quelle leggi, però quelle leggi ci sono. Quindi in questo senso la libertà per lui, Ovid, è appunto una capacitas motivorum. La concezione di Ovid si distanzia quindi del tutto dalla dottrina kantiana, o almeno dalla dottrina kantiana, così come abbiamo visto, era presente nella giurisprudenza dell'epoca. E come lui dichiara in apertura del suo trattato, cito, i miei studi sulla natura mi hanno indicato una direzione incompatibile con essa, la morale kantiana. Così che invece di prendere le mosse dalle discrepanze tra il mondo dei corpi e il mondo dello spirito, attingendo a uno dei fondamenti più sicuri del mio pensiero, ho considerato l'uomo nel suo presente stato di unità,
quale abitante del pianeta Terra, partecipe delle proprietà della natura che lo circonda e del tutto simile alle creature animali con le quali egli ha quasi tutto in comune. L'uomo noumenico, inteso come diceva Spinoza, imperium in impero, non è una cosa che per Ovitz è concepibile. La follia consisterebbe quindi per lui in una, e questa è la, cito la sua definizione della follia, limitazione della ragione o dell'uso della ragione a causa di un'affezione negli organi materiali deputati all'attività dell'anima. Mettiamo il termine limitazione, che per lui indica la direzione degli stadi intermedi di follia. Per Ovitz non esiste un uomo sano, non esiste un uomo sano, e questo poi lo spiegherà bene alla fine del trattato, proprio perché non esiste l'uomo noumenico. E poiché tale follia si esprime attraverso degli atti, essa consiste in una mancanza di autodeterminazione razionale dovuta alla stessa causa corporea. E questa determinazione razionale non sarebbe altro che la facoltà dell'uomo di poter consapevolmente agire o non agire, determinato da rappresentazioni razionali, le quali sono tali, cioè sono rappresentazioni, cioè idee, nella misura in cui sono conformi ai loro oggetti reali. Ora, questa conformità delle rappresentazioni, delle idee agli oggetti reali è una questione che filosoficamente è stata dibattuta storicamente all'infinito e ancora lo è. Ovitz è un medico, su questo non si mette a dibattere, tira in ballo gli empiristi inglesi e dice che cos'è. Prendendo le mosse da un retroterra filosofico, non posso dare per buona questa affermazione che dice la determinazione razionale è la facoltà dell'uomo di poter consapevolmente agire o non agire, determinato da rappresentazioni razionali che sono tali nella misura in cui sono conformi ai loro oggetti reali. Una affermazione di questo tipo fa un po' problema a un filosofo, quindi io mi sento di doverla motivare ulteriormente citando le parole di Ovitz. Che cosa intende per conformità delle idee? Cosa si intende per conformità delle idee ai loro oggetti? E qui cito un brano dal suo trattato. Ovitz dice: questa conformità è attestata dall'accordo degli uomini circa le impressioni sensibili. Quindi non andiamo a cercare un fondamento metafisico che mi dica perché le mie rappresentazioni sono conformi agli oggetti che sono al di fuori di me, se messo che lo siano. Ma se c'è questa conformità, c'è perché è attestata dall'accordo degli uomini sulle rappresentazioni. Molto anglosassone su questo punto Ovitz. Il normale raziocinio umano astrae, cioè per esperienza, una certa regola del pensiero e dei desideri umani, e in questa rappresentazione sono sussunti tutti i fini della società e il modo in cui interagiscono tra loro gli esseri umani. Alla base di questa regola vi è l'accordo degli uomini circa le impressioni sensibili, il giudizio sullo stato delle cose e su ciò che si desidera e si respinge. Probabilmente questo accordo non è perfetto, ma se esso non vi fosse, non sarebbe ravvisabile alcuna uguaglianza di base, nonostante le numerose sfumature provenienti dalle diverse età, sessi, temperamenti, attitudini innate, educazione, stato, nazione, epoca storica, eccetera. E così non vi sarebbe un'esperienza comune, nessuna pubblica opinione, verità, bene o male comune, e gli uomini non avrebbero mai voluto realizzare nulla unendosi. Se ci imbattiamo in un uomo che manca di tale uguaglianza di base, lui chiama in un certo senso uguaglianza di base il senso comune, di fatto quello che noi chiameremo come senso comune, di tale uguaglianza di base, per esempio ode delle voci che gli altri non odono, vede luminoso quello che gli altri vedono scuro, uguale ciò che gli altri vedono diverso, teme conseguenze laddove a giudizio degli altri non vi è alcun nesso causale, il paranoico, e al contrario è cieco dinanzi a un pericolo visibile o prova attrazione per ciò che a tutti i suoi simili ripugna. Se troviamo un uomo simile, allora lo giudichiamo in errore, e se quegli non si lascia convincere, allora lo giudichiamo pazzo, mente alienatus, come si esprimevano gli antichi, aliene in francese, ovvero colui che è deviato o sviato da una condizione che, se non primitiva, è comunque lo stato normale per il genere umano in generale. Si è trovato un accordo sul senso comune, senza darcene in questo senso una definizione metafisica.
Quindi dicevo, questa determinazione razionale intesa come facoltà dell'uomo di poter agire o non agire consapevolmente determinato da rappresentazioni razionali conformi ai loro oggetti reali e razionali in quanto moventi, quando permettono di prevedere le conseguenze vantaggiose dell'azione o per il soggetto o di chi agisce per altri. Naturalmente non è detto che chi manchi di rappresentazione razionale sia per questo folle. Può essere che le sue rappresentazioni razionali, dice Ovitz, abbiano un'influenza debole rispetto alla sua sensibilità e allora il soggetto agisca in modo sconsiderato e immorale. Egli agisce tuttavia in modo folle soltanto quando o l'imperfezione del suo intelletto o la mancanza di influenza di quest'ultimo siano dovuti a una malattia fisica. A chiunque di noi capita di sbagliare, chiunque di noi capita di avere una percezione tra virgolette errata, non per questo lo si definisce folle. Ovitz dice: perché si possa parlare di follia bisogna che in questa rappresentazione turbata vi sia alla base un problema, una malattia fisica, vi sia un problema di tipo organico. Su questo è organicista, Ovitz, su questo è convintissimo. Una delle obiezioni che gli verranno poste sarà anche il fatto che ci sono moltissimi casi di patologia mentale che non possono essere attestati neanche a seguito di un'autopsia. Poteva capitare, o peggio ancora, tu non puoi allora definire in base al criterio della patologia fisica se un folle è tale oppure no, quindi se è imputabile oppure no, perché io per ovvie ragioni non gli puoi fare l'autopsia mentre è ancora in vita. Quindi qual è il criterio in base al quale noi possiamo decidere? Quindi quella che abbiamo visto di Ovitz è una visione morale utilitarista combinata con una concezione deterministica della natura, dove la necessità naturale non è però contrapposta alla libertà intesa appunto come possibilità di determinarsi razionalmente, ma è piuttosto contrapposta alla costrizione. Ma come avrebbe commentato efficacemente Foucault un secolo e mezzo dopo, sapete che la storia della follia di Foucault del 1972 dice: si libera il folle dalla sua parentela con il delitto e con il male, ma per rinchiuderlo nei meccanismi rigorosi di un determinismo. L'uomo è completamente innocente soltanto nell'assoluto di una non libertà. Questa è una nota polemica di Foucault. Quindi ciò che Ovitz rinnega è la visione filosofica di un homo duplex, l'uomo phenomenon e no human. Quindi rinnega la visione filosofica di un homo duplex costituito da un lato da uno spirito dotato di volontà e dall'altro dalla carne debole, ovvero dalla sensibilità, che però è considerata vincibile da una volontà ferrea, una concezione che starebbe peraltro alla base della visione liberale conservatrice del diritto. Io posso decidere delle mie azioni. E tant'è che Ovitz scrive polemicamente: quando Galileo si presentò con la sua grandiosa scoperta, si ritrovò a dover prima combattere il comune pregiudizio secondo il quale i corpi celesti appartenevano a un altro ordine dell'essere rispetto a quello conosciuto e non erano sottomessi alle leggi della natura terrena. Quindi non stiamo parlando soltanto di, nel caso di lui fa il paragone con Galilei, di sistema eliocentrico o geocentrico, ma parliamo della stessa natura dei corpi celesti, e questo è il vero primo pregiudizio che deve essere eliminato. Lui dice: ancor prima di discutere su che cosa, se l'uomo sia libero o se l'uomo non sia libero, dobbiamo discutere di che cos'è l'uomo. Non intendiamo l'uomo come un essere numerico, parliamo di un uomo fatto di carne e di sangue. Questo è quello che sta dicendo Ovitz. Quindi la condizione naturale dell'uomo inteso nella sua globalità, quindi anche nella sua materialità, ovvero lo stato dell'uomo in quanto essere naturale, quindi la configurazione propriamente contingente delle sue componenti, come si disporrebbero ad esempio queste componenti nel caso di una malattia, può avere un effetto invincibile sulla volontà dell'uomo. E dal momento che tale effetto si esplica con una necessità naturale che esclude
l'imputabilità, tale necessità non può essere interpretata nel senso in cui si intende comunemente la sensibilità dal punto di vista filosofico, morale, giuridico e finanche religioso, cioè come qualcosa che può essere superato attraverso la libera scelta. Quindi Ovitz contrappone alla concezione di un homo duplex quella, come scrive lui, di un uomo triplex, la cui volontà può deviare dalle condizioni ottimali non solo per irrazionalità o immoralità, ma anche per pura e semplice malattia fisica e cerebrale. E in questa affezione morbosa propriamente consiste la follia. Quello che comunque preme in secondo luogo a Ovitz specificare inoltre è che non venga tuttavia confusa, quando parliamo di necessitarismo, la dottrina necessitaristica con il fatalismo. E questo ci porta, cioè, non tutti i criminali sono malati di mente. È vero che non tutti i malati di mente sono criminali, ma è vero anche l'opposto. Cioè, questo ci porta il fatto che Ovitz metta in guardia dal confondere il necessitarismo con il fatalismo, ci porta a fare un rapido confronto con uno scritto analogo di Georget del 1826, la discussione medico-legale sulla follia, perché avendo asserito la necessità di non condannare l'omicida se folle, cioè vittima di quella che Georget, alienista, definiva una lesione del giudizio o una lesione morale, il medico francese era stato accusato da un redattore anonimo del Journal du Débat nel 26 di incoraggiare il fatalismo, difendendo in ultima analisi un'equivalenza tra omicidio e malattia del tutto inconciliabile con le leggi della morale. E un'obiezione simile verrà fatta anche a Ovitz, sebbene in una direzione più pragmatica. Ed è un'obiezione che gli viene fatta da il giurista Oersted, che pubblica sullo stesso numero della Juridische Tidschrift uno scritto intitolato Due parole a proposito della trattazione precedente, cioè quella di Ovitz, e obiettava a Ovitz che l'effetto deterrente della pena avrebbe rischiato di andare perduto se la credenza popolare avesse cominciato ad attestarsi su posizioni fataliste. Oltre al fatto che giudicando un crimine come in qualche modo inevitabile perché necessitato da una determinata costituzione fisica o da una determinata contingenza ambientale, si sarebbe stati portati a considerare vano ogni tentativo, ogni sforzo in senso morale. Ed era un'idea questa che all'epoca era già in avanzata gestazione da un punto di vista teorico e che di lì a poco vedrà ufficialmente la luce con autori quali il belga Adolphe Quetelet e poi soprattutto in Italia Lombroso. Tu che sei fatto in un determinato modo non puoi che comportarti così. E questo non è esattamente, questo spingerebbe ovviamente poi su posizioni fataliste, beh, ma allora io non posso agire in nessun modo contro la mia volontà. Questo per un atteggiamento di questo tipo è per Ovitz deprecabile. Autori come il belga Quetelet, ad esempio, scrivevano, cito, possiamo dire in anticipo quanti individui si macchieranno le mani col sangue dei loro simili e quanti saranno i truffatori e quanti gli avvelenatori. Sono gli anni questi che vede in cui vede la luce l'anatomia patologica e quindi una medicina statistica. E il fraintendimento d'origine, il timore nelle obiezioni dei critici dei pamphlet di Georget e di Ovitz, era quindi la possibilità di considerare in ultima analisi ogni crimine, cioè ogni crimine come scusabile per difetto di libertà dovuto alla malattia fisica, quando in realtà non c'era nulla di più errato. Si dichiarava allora necessaria la presenza di un esperto, nella fattispecie di un medico, dal momento che le cosiddette lesioni del giudizio, le lesioni morali, potevano essere attestate solo grazie al riconoscimento di un'affezione cerebrale, come ormai l'indirizzo prevalente della medicina dell'epoca asseriva. Ed è di fatto quanto asseriva anche Ovitz nel paragrafo 4 del suo scritto, affermando che i medici dovrebbero essere consultati in tutti i casi dubbi e la dichiarazione medica ultima circa la presenza o meno della follia non dovrebbe mai poter venire invalidata da alcun tribunale giuridico, mentre in quegli anni la giurisprudenza
non disponeva di alcuna regola che stabilisse quando il medico doveva essere consultato e quando no, ma delegava il beneplacito del giudice. Questa è una discussione all'epoca che era ancora in fieri. Quindi Orsted, il giurista, obiettava a Ovitz l'impossibilità per i medici di avere l'ultima parola nei processi criminali dei malati di mente, asserendo l'impossibilità per gli stessi medici di valutare effettivamente in modo positivo il fatto dell'infermità mentale, laddove la follia si fosse manifestata come uno stato psichico privo di cause somatiche, e i casi di questo tipo erano numerosi, si pensi soltanto al caso dell'isteria. Poi noi oggi non abbiamo il tempo di menzionarlo, ma c'erano stati diversi casi di isteria in Danimarca all'epoca che erano stati sottoposti al giudizio del Collegio di Sanità senza che si potesse attestarli come casi di malattia mentale. La categoria dell'isteria viene descritta soltanto da Freud e Breuer nel secolo, alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, per cui c'era questo caso famoso in Danimarca, che poi è passato agli annali della storia, del costume e della cultura danese, che era il caso della Vergine degli Aghi da Cucito. Era una ragazza che, il cui caso clinico era stato studiato in tutta Europa, anche numerosi medici tedeschi nei bollettini medici dell'epoca ne parlano, eccetera, che manifestava sintomi che non rimandavano nessun problema di tipo fisico. La ragazza, si sarebbe detto di lì a poco, era di fatto un'isterica, quindi convulsioni. Poi questa donna si diceva fosse una simulatrice, perché non trovando nessun riscontro fisico alla sua patologia la si accusava di simulare, oltre al fatto che la Vergine degli Aghi da Cucito, così la si chiamò perché in seguito ad un'operazione a dei noduli al ventre vennero estratti dal suo corpo 389 aghi da Cucito che lei si era inserita nel corpo volontariamente. Lì tutta la discussione nasceva intorno al fatto: sì, è una simulatrice, certo sarà anche una simulatrice, ma chi è che spinge uno a farsi del male fino a questo punto, eccetera eccetera. Quindi comunque dei casi clinici concreti c'erano. Comunque, quanto al problema della dicevo e concludo a breve, quanto al problema della del fatalismo, ecco, Ovitz non è, questo lo specifico, un seguace della frenologia, anche se la frenologia, quindi pensiamo a Gall, il medico tedesco, appunto l'iniziatore della frenologia, in Danimarca aveva un certo seguito, era stato in Danimarca all'inizio dell'Ottocento, aveva fatto tutta una serie di conferenze, c'erano numerosi seguaci. Ecco, Ovitz non è tra questi seguaci, però era attentissimo ai recenti progressi dell'anatomia patologica e il terzo paragrafo del suo trattato si proponeva appunto di dimostrare che la follia è comunque sempre condizionata da una malattia corporea, e dichiara che tale tesi era sufficientemente suffragata dalle ricerche dei medici dell'epoca, soprattutto medici tedeschi dell'epoca. Un'altra menzione a cui posso, un'altra menzione che vi posso fare è questa circostanza fattuale che diede origine alla stesura di questo trattato, ed è un altro caso clinico meno eclatante sicuramente di questo, della cosiddetta Vergine degli Aghi, ma è un caso di tentato omicidio che aveva appunto dato luogo alla convocazione di Ovitz in collegio di sanità per valutare di un'imputabilità su un caso di malattia mentale ambiguo, e si tratta del caso di una giovane domestica che nel 1821, all'epoca aveva 18 anni, aveva tentato di strangolare nel sonno l'anziana signora a cui era a servizio, e l'omicidio non era riuscito. Al piano di sotto si era udito il trambusto, il vicino era intervenuto, quindi diciamo che l'omicidio non aveva avuto, tra virgolette, buon fine. La ragazza, che di fatto
stava compiendo questo omicidio, è stata impedita dal farlo, scappa di casa e vuole suicidarsi, poi invece di suicidarsi va autonomamente dalla polizia, dicendo di essersi sentita preda di un, questo dice la cartella clinica, invincibile forza interiore, e quindi questo caso viene sottoposto al collegio di sanità. E il collegio, quindi Ovitz, si era espresso dichiarando che la Lorenzen aveva agito nell'istante del tentato omicidio in uno stato di furia incosciente, quindi addebitabile a una malattia fisica, e quindi non era imputabile. Quindi il tribunale la assolve, le suggerisce di necessariamente essere seguita da medici, essere controllata, eccetera, però di fatto la ragazza non va né in un istituto psichiatrico, perché questa poi è un altro delle questioni che vengono dibattute da Ovitz psichiatra, cioè in molti casi anche i criminali malati di mente non è bene che vadano o in manicomio, perché questo può, siccome Ovitz dice dalla malattia mentale si può guarire, un manicomio non aiuta a guarire da una malattia mentale, e in questo si può dire che fosse anche avanti il medico filosofo. E quindi questa Anna Marie Lorenzen, questa ragazza diciottenne, questo caso clinico, è quello che spinge appunto Ovitz a scrivere questo trattato. E in apertura di questo scritto appunto dice, menziona proprio questo caso in cui elenca le motivazioni che l'avevano spinto a cimentarsi in una trattazione teorica del problema, che doveva essere esaminato nelle sue componenti ideologiche al fine di estirpare alla radice i pregiudizi che, lui dice, fondavano un certo modo di procedere in sede penale. E in seguito alla discussione del caso Lorenzen, esaminato presso il Collegio di Sanità, Ovitz dichiarava di aver avuto modo di udire diversi pareri sia dei medici che dei giuristi in materia, e di aver notato che questi ponevano appunto un confine troppo netto intorno alla follia, ignorando i gradi intermedi, i gradi di transizione tra, appunto, tra la follia e il normale raziocinio umano. Motivo per cui lui dice è necessario decidere della destinazione di questi malati, proprio perché per il fatto che una persona potrebbe avere un episodio di furor, come lui dice, un'unica volta nella sua vita, e potrebbe poi, e per questo essere condannato, però poi non presentarne mai più, e quindi in questo senso si tratta di valutare bene del destino di una persona. E a farlo deve essere un medico e non deve essere un giurista, che magari darebbe semplicemente l'ergastolo. Sulla pericolosità o meno di un soggetto dovrebbe valutare il medico. Questa persona ha compiuto quest'atto, quando ha compiuto quest'atto era in grado di intendere di volere? No. Sì, era in momento di, sì, era in uno stato di furor, ma era uno stato transitorio o non transitorio? Era uno stato non transitorio, allora deve essere rinchiusa a vita, direbbe il giurista. No, è uno stato transitorio, dice il medico, perché come medico è in grado di riconoscere i diversi gradi intermedi della follia, motivo per cui non deve essere rinchiusa. Lui poi si dà in un capitolo del suo testo ad un elenco dettagliatissimo per l'epoca dei diversi gradi intermedi di questa follia, ed è un testo veramente molto interessante, che però io ovviamente salto perché non abbiamo il tempo per affrontarlo. L'ultima cosa che mi interessa sottolineare, volevo leggervi una citazione che secondo me poteva essere interessante anche storicamente, da un punto di vista di storia della medicina, secondo me poteva essere molto interessante. Vediamo se la trovo oppure no, se non la trovo non importa. No, non la trovo, non importa, mi spiace. E comunque quello che lui sostanzialmente, l'ho ripetuto più volte, ciò di cui lui accusava
i medici dell'epoca che non erano che non avevano una frequentazione sufficiente con la malattia mentale, e i giuristi che non la conoscevano affatto, o semplicemente il pubblico comune. Quello che lui criticava era l'idea di un confine netto tra la follia e non, nel senso che lui dice, ad esempio, noi consideriamo malato di mente una persona che ha delle idee fisse. Lui dice, che cos'è un'idea fissa? Sì, un'idea fissa è un qualcosa che possono avere le persone, detto in termini molto semplici, le persone normali come i malati di mente. Una passione, un hobby insistito, non lo possiamo definire allo stesso modo un'idea fissa? Sì, lo possiamo definire allo stesso modo un'idea fissa. La differenza tra una cosa e l'altra è una differenza di grado, e questa differenza di grado la può riscontrare soltanto il medico. Lui diceva, concludeva questo testo dicendo, che cosa sono le nostre faziosità, le nostre ossessioni, i nostri innumerevoli pregiudizi e le false conclusioni che decidono il nostro modo di agire nonostante tutte le obiezioni, se non idee fisse? Che cosa sono le nostre infinite specie di superstizione, se non la stessa cosa? Ci sarebbe ancora molto da dire, io concludo qui e lascio a voi la parola. Di ciò che pensavano e decidevano nel 1824. D'altra parte non voglio esulare dal tema e chiederle se è giusto quello che dicevano oggi. Le chiedo semplicemente un suo parere personale su quello che io percepisco come una grossa difficoltà nell'accettare da parte dei giudici di allora delle definizioni astratte, tipo persona libera perché soddisfa la capacitas motivorum, quindi la capacità di generare comportamenti funzionali a obiettivi prefissati, e o comunque comportamenti morali, a giudizio di chi? Il giudice deve applicare la legge, non deve dare dei giudizi né morali, eccetera. Quindi definizioni del genere sono pericolose. Lei ha detto adesso in ultimo, dipende dal grado che è giudicato dal medico. L'idea di purificare la razza ariana era sicuramente un'idea fissa in modo grave, e non mi risulta che dopo un secolo di medicina nessun medico sia stato in grado di dichiarare pazzo chi perseguiva quelle idee. Quindi sono definizioni pericolose lasciate ai filosofi del tempo o ai in termini di giudizi morali, a chi lo diceva? La Chiesa? Cioè la medicina allora non era in grado né di intervenire con risonanze magnetiche funzionali, né poteva aprire il cervello a tutti quelli che si comportavano in modo strano, quindi giudicavano così sulla base di statistiche, apparenze, ma le definizioni che lei ha citato sono estremamente vaghe e pericolose. E quindi mi chiedo, secondo lei, qual era, cioè erano consapevoli di questa vaghezza dei principi su quali mandavano la gente o in galera o oppure non ne erano consapevoli i giudici? Questo mi chiedo. Per favore evitate di mettere il filo del microfono in mezzo al passaggio, lasciate passare le persone. Ma io più che i giudici in generale posso riferirmi a quanto diceva Ørsted, perché ho letto i testi di Ørsted, quanto ai testi di altri giudici io purtroppo devo dire che non le conosco, perché non sono una studiosa di diritto, per cui non ho approfondito la questione da quel punto di vista. Io posso dire che loro, Ørsted ne fosse consapevole. Noi purtroppo non abbiamo il tempo di esaminare anche i testi di Ørsted, però era una persona estremamente equilibrata, e non è un caso che il dibattito si sia protratto così a lungo termine, proprio per il fatto che un punto fisso da un qualsiasi angolo visuale non era possibile trovarlo, né da un punto di vista medico né da un punto di vista, perché non c'erano appunto gli strumenti atti a provarlo. Mi chiedo se ci sono completamente anche oggi, perché in casi di crimini efferati
chi può definire il caso di Pietro Maso, ad esempio, tra i casi clinici rimasti nella storia, chi può definire è malato di mente, non è malato di mente, non è una risonanza magnetica, un TAC non ci aiuta a stabilirlo, lo psichiatra ci dice di sì, ma un disturbo di personalità, che cos'è? Cioè, da un punto di vista organico, io non sono uno studioso di psichiatria e non sono uno psichiatra, questa sia la premessa, quindi prendete con grano salis quello che dico, nel senso che potrebbero essere parole di una persona comune, però mi sembra che non ci sia ancora un appiglio così fisso per poter stabilire una cosa. Cioè, l'idea che presentava Ovitz di un accordo generale, cioè, mi fa capo di fatto al senso comune. La possibilità di stabilire in base a una decisione presa in modo comune, non presa da una persona sola. Come è anche il caso, lui dice, come l'accordo tra le percezioni. Mi sembra un caso di pragmatico, forse all'epoca il più percorribile come possibilità di soluzione. Il problema del caso dell'eliminazione della razza ariana è un caso, secondo me, emblematico, perché il caso del nazismo c'è stato, se non un'intera nazione, poi i casi sommersi non li conosciamo, però il problema del nazismo è stato proprio quello. Cioè, che una persona abbia in mente di eliminare completamente la razza ebraica, la si elimina facilmente, si dice sì, ma quello è un folle. Però il fatto che un'intera nazione abbia potuto svolgere un'attività di questo tipo, allora lì fa sorgere dei dubbi, perché va il senso comune. Non è evidente che questa è una cosa folle. E in questo caso... purtroppo entro una certa misura la cosa si è attuata, ci sono stati poi dei tribunali, ci sono i diritti da carta dei diritti dell'uomo, cioè è un cammino costantemente in fieri. Questo dal punto di vista, diciamo, del criminale, dal punto di vista dei giuristi, dal punto di vista del medico, che cosa c'è da dire? Ci sono stati anche diversi medici che all'epoca scrissero contro Ovitz, perché Ovitz, sembra quella di Ovitz, una posizione, come dire, molto terra-terra, sentite, non affidiamoci all'idea regolativa dell'uomo, perché quella è solo regolativa, non esiste un uomo noumenico, l'uomo non esiste, è un corpo naturale soggetto necessariamente alle leggi della natura, e chi conosce le leggi della natura può valutare se quell'uomo le ha seguite oppure è andato, tra virgolette, contro natura. Questo è il motivo per cui il medico può prendere una decisione. Attenzione, perché c'erano gli estremismi della posizione ovitziana, che erano quelli della frenologia, ad esempio. Ovitz lo dichiarava espressamente di non essere un seguace della frenologia, però quando lui pubblicò questo testo ci furono dei medici, soprattutto tedeschi, che ne lessero nel bollettino, ad esempio il caso del bollettino del caso clinico della Vergine degli Aghi, ci fu un medico che scrisse, io poi non ve l'ho citato perché non abbiamo tempo, c'è un medico danese che però scrive in tedesco un testo successivo con riferimento sempre alla diatriba Ørsted-Ovitz sulla determinazione giuridica della follia, che scrive: da parte mia, questo è un medico, e criticava che l'ultima parola nel giudizio su un crimine dovuto a un folle parziale o meno fosse l'ultimo giudizio stesse al medico, quindi un medico contro la proposta che la parola ultima andasse ai medici, il medico stesso non vuole che l'ultima parola andasse ai medici, dal giudice, e dice: da parte mia io avrei paura per la giustizia se mai dovesse essere permesso ai Gall o agli Spurzheim di palpare una testa vivente per rinvenire un organo della rapina, del furto e così via, e ciò comportasse necessariamente l'incarcerazione del malcapitato, o se un anatomista dovesse esaminare il cervello di un morto e decretare che quegli non aveva avuto alcuna volontà razionale, che le sue azioni commesse in vita non avevano alcun valore. Lui dice: Dio me ne liberi. Proprio perché non ci sono degli appigli scientifici. Quale approccio è prevalso oggi nei confronti dei criminali, giudicandoli, eccetera, e l'approccio
che è prevalso, su quale fondamento epistemologico si basa? Io questa è una domanda a cui preferirei non rispondere, perché non sono... Ecco, perché io non sono uno studioso di diritto, uno studioso della psichiatria, ho limitato la mia indagine a con conoscenza però vaga della situazione attuale, però a un angolo di caso storico. Io preferisco non dare una risposta su questo. Il giurista lo sa meglio di me. Ma il problema della decisione del giudice è un problema veramente grave. Pensate che oggi ci sono tutti i problemi connessi con le nuove teorie sulla mente, le nuove teorie, cioè è quel discorso lì che è stato accennato prima. Prima si parlava di incapacità, il codice napoleonico, no? Aveva stabilito due principi apparentemente in contrasto tra di loro. Si diceva che uno dovesse essere esonerato da responsabilità e considerato non punibile nel momento in cui si accertava la sua incapacità di intendere e di volere, e si accertava o si accertava uno stato di cogenza in cui aveva agito, se c'era una forza superiore che l'aveva costretta a tenere quel comportamento contro la sua volontà. Ora, questi principi sono consolidati nella coscienza generale. È chiaro che uno che non è capace di intendere e di volere non è di per sé punibile. Perché? Questa è la domanda fondamentale da chiedersi. Perché viene considerato non punibile, non punibile l'incapace? E la seconda domanda da porsi è: il codice napoleonico prevedeva due ipotesi differenti o si trattava della stessa pappa? Chi è che vuol tentare di dare una risposta al perché viene considerato non punibile l'incapace di intendere e di volere? Perché? Vuoi? Tu volevi dire qualcosa anche tu a questo proposito? Vieni su. Dipende da che cosa si vuol perseguire, cioè se è un castigo, se è solo la difesa della società, questo qua è ancora molto, molto odierno questo problema qua. Perché se comunque uno è incapace di intendere di volere ma è pericoloso, andrà comunque condannato. Allora lì è validissima l'istituzione in Italia che la pena è volta al reinserimento e alla guarigione, secondo me è una stella polare, però sarà da dibattere per sempre questa cosa. Penso che non si arriverà mai a... è un fenomeno l'uomo, non è un nome, per cui... Comunque c'è un capitolo nel trattato di Ovid che tratta proprio della teoria della deterrenza, nel senso che lui dice una pena ha la funzione di appunto fungere da deterrente, esatto. Però se un malato di mente non ha quello che si chiamerebbe il discontrollo degli impulsi, non funziona la pena come deterrente, perché non è in grado di recepire un deterrente dell'azione. Per cui lui dice il malato non va punito non per ragioni morali, ma perché non serve, quindi per questo non è imputabile, va inserito in un istituto se pericoloso. Quello sì, ma non per punizione. È il concetto di punibilità, forse che va ridiscusso. Punto. Tanto voglio accennare al fatto che la genetica non è patrimonio solo del nazismo, è una filosofia che si è sviluppata anche in altri paesi, e vorrebbe determinare dei principi, delle regole deterministiche per decidere chi è sano, chi è malato, chi è dannoso e chi è utile.
Però intanto va considerato, secondo me, che c'è il conflitto, il problema suscitato dall'avvocato, c'è il conflitto tra l'interesse individuale e l'interesse collettivo. A mio parere, nell'interesse collettivo, sia la pena che la cura non sono obiettivi, scopi, ma sono solamente mezzi. Vanno considerati esclusivamente come mezzi per migliorare la qualità della collettività. Quindi non vanno intesi. Dal punto di vista dell'individuo non è così, la cura sia la cura, perché o la cura o la pena sono visti come nella propria vita individuale come delle cose pesanti, ma a livello collettivo e quindi anche in relazione a quello che diceva lui, dico, sto considerando che in effetti per esempio anche la medicina oggi sta recuperando dei concetti, mi pare che c'erano. Se noi pensiamo oggi ovviamente le diagnosi si pensa di poterle fare con le cure con Watson, che è un sistema che le regole le stabilisce in base a un'analisi dei dati, cioè in base all'analisi un'analisi dei dati dei sintomi e delle cure e diciamo facendo un'analisi storica di tutto quello che è successo in passato determina quella che è il metodo migliore al momento, che chiaramente deve essere continuamente adattabile a quello che è. Quindi la fonte, per esempio, delle cure tende a non essere solo e soltanto delle regole mediche, delle teorie mediche, ma l'analisi dei dati. Ora questo discorso qua può essere, secondo me, ribaltato anche sulla giustizia, nel senso che se la solamente un esame accurato di quello che avviene permette di ottimizzare il complesso cura o pena ai fini di migliorare la vita della società. E quindi via pensare a un sistema che permette di cambiare le regole, cioè un sistema che non abbia delle regole fisse, il discorso religioso, roba del genere, ma esclusivamente escluso, ma un sistema che abbiamo oggi i mezzi per poter fare analisi statistiche su quello che avviene e in base a quelle, in modo più o meno automatico o con degli indirizzi, indirizzare la teoria. Oggi c'è addirittura, alcuni hanno sostenuto che non c'è più bisogno delle teorie, perché anche non c'è più bisogno delle teorie nella scienza, perché basta fare l'analisi dei dati, dei big data e l'analisi big data e vengono le teorie. Non è così esattamente, però questi concetti qua, secondo me, stanno cominciando a essere applicati sia lato medicina per quanto riguarda la cura, sia lato pena per quanto riguarda la giustizia. Chiedo scusa, l'ultima cosa che hai detto sull'analisi, che è il giudizio basato sull'analisi dei dati, essenzialmente, porta al concetto di giudice computer, che mi sembra che sia piuttosto discutibile, perché l'analisi dei dati viene fatto sulla base di statistiche. Lo parla di medico computer, stanno parlando di medico computer. Cioè che il giudizio è fatto da un giudice solo sull'analisi dei dati, non da valutazioni umane. No. Questo. Sì, volevo aggiungere un pezzettino ancora alla problematica introdotta. Allora, volevo dire questo. L'ordinamento giuridico presuppone, proprio perché è un ordinamento giuridico molto avanzato, molto più avanzato di quanto è la communis opinio, tant'è che nel momento in cui si usano le giurie popolari sono molto più criminalizzanti di quanto non sia un gruppo di persone che abbia studiato legge o semmai anche filosofia, perché la communis opinio è quella, è portata a condannare, no? A reprimere determinati comportamenti. Ora, con quello che diceva Giulio, oggi è possibile analizzare una quantità incredibile di dati, ma di quali dati sta parlando Giulio? Bisogna considerare due tipi di dati secondo l'ordinamento giuridico progressista che abbiamo noi. I primi sono i dati relativi a quello che accade nella realtà,
una persona fisica non esiste più, non vive più perché è stata ammazzata, un determinato bene non appartiene più a una persona perché è stata sottratta e portata via da un soggetto. Quindi ci sono i dati relativi ai mutamenti fenomenologici all'interno della realtà. Però l'ordinamento giuridico, per punire un comportamento attivo di questo genere, ho ucciso una persona, ho rubato e via dicendo, richiede un secondo elemento, che è quello lì dell'elemento cosiddetto soggettivo e non più oggettivo. Cioè un comportamento, per essere punito, deve essere stato in qualche modo voluto dal soggetto, no? Allora, questa volontà del soggetto è graduata. Può essere un comportamento doloso, ho voluto ucciderti, può essere un comportamento colposo, ti ho ucciso perché non ho osservato le norme sulla velocità da tenere sulla strada o sulle modalità di conservazione della mia automobile, via dicendo. C'è un omicidio, ma è colposo, non è doloso, e ci sono delle pene diversificate di questo genere. C'è poi un terzo tipo di omicidio, parliamo di omicidio perché sembra essere la quintessenza del reato, non so come dire, no? Ammazzare un'altra persona è proprio la negazione totale dell'essere collettivo dell'individuo, no? C'è poi un terzo tipo di omicidio che è quello preterintenzionale. Io non è che non ho osservato delle norme generiche, non è che non avessi intenzione di farti un male di qualche genere, avevo intenzione di darti un cazzotto, poi tu sei caduto, hai sbattuto la testa contro un sasso e ne è conseguita la tua morte, no? Quindi c'è una graduazione dell'elemento soggettivo. Volevo chiedere a Giulio, sì, probabilmente c'è anche questo. L'elemento soggettivo è venuto fuori prepotentemente anche grazie a Freud, no? Che ha considerato il comportamento, cioè la struttura mentale dell'uomo, come qualcosa in grado di essere autonoma rispetto alla complessione fisica, no? Perché si parla sempre qui nel 1824 di incapacità di intendere e di volere dipendente da strette ragioni organiche? Perché non si immaginava che ci fossero le malattie della mente e puramente mentali, non dipendenti dal proprio fisico. Ecco, con questo ho dato un secondo gradino da scendere. Vieni. Non di Freud, ero qua che poi tu. Perché normali o non normali, Freud, il grande principio di tutti i principi è che non siamo padroni a casa nostra. Ma non è solo Freud, anche nella storia dei miti, delle religioni, di tutte le religioni, dobbiamo avere a che fare con un male interno. Quindi, poi abbiamo una psicanalista, Bollas, che... psicologia del profondo, anche filosofo però. E adesso poi parlo delle diagnosi, tu giustamente hai parlato, poi ti dico un film a favore di quello che hai detto tu, che la giuria è peggio della folla, che attacca il capro espiatorio di turno, colpevole o no, in genere, a proposito di quella questione di Gea. Normo usa una diagnosi per i normali, troppo normali, normotico, da normo psicotico, cioè poi recalcati, l'uomo senza inconscio, cioè quelli che sono perfettamente adattati ma non hanno emozioni, desideri, sono macchine, adesso c'è il porto umano, per affermarsi, per fare soldi e per fare dei danni ai figli.
E qui avviene la questione, una delle corrette. Allora, intanto premetto, le diagnosi fortunatamente sono cambiate, non c'è il matto e il normale, e l'isterico è lì mezzo mezzo, che non capivano bene dove metterla, sempre donna, caso strano, però c'era anche l'isteria psicotica, Broiler insomma ne parla, no? Quindi c'è quella che simula e quella che veramente casca per terra. All'esame di psichiatria che avevo fatto a Zurigo mi hanno chiesto qual è la come fai a riconoscere una crisi epilettica da una crisi falsamente epilettica dell'isterica, perché l'isterica non si fa male, l'epilettica sì. Quindi c'è una volontà ma inconsapevole, questo è il mistero della decifrabilità. Le diagnosi psicopatologiche di oggi comprendono sia quello che il folle di una volta, che era lo schizofrenico, e qui non vi sto a dire, cioè, e chiaramente io ho lavorato al Palopini prima che chiudesse, e vabbè, poi riempiti di psicofarmaci, di elettroshock, naturalmente degradano molto di più, e quindi e tutta una serie invece di psicopatologie che hanno a che fare con il male morale, e anzi questi personaggi, sociopatia, una volta si chiamava psicopatia, il Bloiler la chiamava deficienza morale, oligofrenia morale, quindi un'assenza di razionalità, perversione di persone estremamente capaci di intendere e di volere, anzi, come dice la criminologia, ben organizzati. Il killer seriale è malato, ovviamente, eppure bisogna imputarlo, ed è organizzatissimo, a tal punto che in certi test, e poi comunque chi ha a che fare con loro, capisce che hanno quasi delle capacità razionali, intellettive superiori alla norma, che noi neanche ce le sogniamo, no? Ecco, il delitto perfetto, e fra l'altro proprio ieri avevo due ore, l'altro ieri ho visto un vecchio film in DVD che si chiama Una storia vera con...